Siamo in compagnia di Francesca e Federica, le capitane di CUS Bari e CUS Milano per il calcetto a 5 femminile. Si è appena conclusa la finale che ha visto vincere CUS Milano, per cui abbiamo medaglia d'oro e medaglia d'argento in questa disciplina emozionantissima. Allora, alle mie spalle giustamente stanno festeggiando le ragazze. Allora, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi! E ci sta! Ci risiamo, siamo sempre con le capitane di CUS Bari e CUS Milano. È una partita al formicotone perché siamo andati ai calci di rigore. E chiedo subito a te, Francesca, un'esperienza lunga, siete venute da Bari, avete una pullman 13 ore che vi aspetta e siete senza allenatrice. La prima cosa che ti viene in mente è finita la gara? Beh, soddisfatte perché ce l'abbiamo fatta solo e esclusivamente con le nostre forze. Quindi comunque vada, è stata un'avventura, ci siamo divertite, il Milano è una squadra comunque competitiva e forte, quindi se è stato il pareggio è stato giusto, poi giustamente i rigori è sempre un terno all'otto, quindi è così. Ci sta. Hanno festeggiato anche le ragazze del CUS Bari, ma quelle del CUS Milano hanno vinto la medaglia d'oro. Le emozioni, la prima volta, Federica il capitano, cosa ne pensi? Sì, per me è la prima volta, capitano e vittoria, diciamo, di questo campionato del CNU. È bellissimo, anche la partita è stata veramente, fino all'ultimo è stata difficile, tanto vero che siamo arrivati ai rigori. È stata molto equilibrata secondo me e è stato bello, però qualcuno doveva vincere e abbiamo vinto noi. Allora, il calcio prettamente sport maschile, ma le ragazze che giocano a calcio sono toste, sono dure, le vedete qui accanto a me. Pregi e difetti delle vostre compagne, quindi delle vostre squadre, le cose che vi hanno aiutato ad arrivare in finale? Beh, sicuramente ci siamo trovate un po' avvantaggiate perché siamo tutte calcettiste, cioè proveniamo tutte da squadre di calcio a 5, futsal. Un difetto è che giocando in squadre diverse non tanto ci conoscevamo, però piano piano ci siamo entrati in quel meccanismo, che questo ci ha permesso di arrivare in finale e giocarcela ai livelli comunque del Milano, che ha vinto, insomma. Per voi invece pregio e difetto della vostra formazione? La cosa a favore nostra è che, vabbè, tutte noi, anche noi giochiamo a calcio, noi giochiamo quasi tutte a 11 e nessuna, cioè poche ragazze giocano nella stessa squadra, però fondamentalmente ci conosciamo perché durante tutto l'anno giochiamo partite contro, insomma sappiamo, conosciamo le nostre compagne. La cosa che invece ci ha aiutato tanto sicuramente è l'unione del gruppo. In questi giorni sono stati praticamente 24 ore su 24, siamo sempre stati insieme e sicuramente un gruppo forte finisce da qualche parte in maniera positiva, diciamo. Dal nord al sud, quindi i campionati nazionali universitari uniscono le città diverse ma anche universitarie con sogni e speranze diverse. Abbiamo per esempio Francesca che studia marketing, da grande cosa vorresti fare? Beh, sicuramente trovare qualche azienda e inserirmi nel mondo dell'economia. Dell'economia? Sì. Ok, lo sport abbinato all'economia? Sicuramente aiuta lo sport a integrarsi, a cercare comunque, aiuta a socializzare, comunque a carattere, ha formato tanto il mio di carattere, comunque affrontare tutte le sfide che appunto negli anni si sono trovate, diciamo, sono trovate. Per quanto riguarda invece Federica, la speranza studiando educazione, mi dicevi scienze dell'educazione. Prima di tutto di trovare un lavoro, perché in tempi come adesso è un po' difficile. Sicuramente mi piacerebbe finire in un posto, diciamo, per fare qualcosa per cui ho studiato, quindi in qualche comunità o comunque qualcosa riguardante gli adulti. Ok, vi ringraziamo per la vostra partecipazione.